Alessandra Camporese, anche lei qui a Gorla, anche lei questo ultimo concorso. Sì, è l'ultimo concorso dell'anno e sono in un posto gradevole, e direi spettacolare per quanto riguarda i cavalli, perché è un posto gestito da persone di cavalli che ci ospitano sempre con grande affetto e grandissime attenzioni, nei termini sia di campi che di ospitalità per i cavalli e per i cavalieri. La grande passione? Sì, è riduttivo dire una grande passione. Nel mio DNA ci sono almeno 3 generazioni che hanno a che fare con questi animali straordinari. Un mio nonno che in America allevava cavalli da galoppo, un altro nonno che ha sempre avuto cavalli dall'inizio del secolo e dove vanta una tradizione di commercianti di cavalli che arrivavano dall'Ungheria, e un padre che a tutt'oggi ha 77 anni, il suo scopo di vita sono i suoi cavalli. E quindi io non ho avuto nessuna chance se non quella di amare ancora questo animale straordinario. Centro ippico a casa? Ho un piccolo maneggio privato, una piccola cosa, per me è una piccola bomboniera che però mi permette di rilassarmi e vivere completamente i miei cavalli, non solo nell'ambito della gara o comunque dell'evento sportivo finale, ma nel vivere i cavalli da quando mangiano a quando devono riposare, a capire le loro necessità, perché ritengo che questo sia un aspetto da curare a 360 gradi e soprattutto mi avvalgo di persone che mi stanno dando una mano, anche se sono una piccola dilettante, un po' âgée, ma con il cuore molto, molto giovane, e che cerca sempre di migliorare. Grazie a Massimo Cesaretto, a Karim e a Francesco stiamo mettendo su un programma di lavoro straordinario legato soprattutto a quello che è il wellness, il benessere del cavallo. Quindi lavorando sulla loro capacità fisica, nel loro allenamento, quindi con una programmazione ben definita e soprattutto anche lavorando molto sul loro aspetto psicologico, perché necessitano soprattutto questi cavalli moderni che hanno grandi potenzialità sportive, fisiche, e però hanno anche delle condizioni psicologiche talvolta molto forti, che sono, io credo, la parte più difficile da gestire, e loro sono per me un bene incommensurabile. Abbiamo detto l'ultimo concorso dell'anno, si può fare un bilancio di questo anno? Devo dire un bilancio per quanto riguarda l'aspetto dell'equitazione italiana, non sono la persona più adeguata a farlo, se non ci sono dei cavalieri che sono straordinari, soprattutto i giovani. Per quanto riguarda il mio bilancio, sì, sono in un momento adesso di impasse perché ho dei cavalli giovani, che a mio avviso sono i miei cavalli, quindi non posso che parlarne bene, sono estremamente qualitativi e quindi stiamo curando questo loro aspetto sportivo, e gli ultimi 4-5 concorsi sono stati essenzialmente dedicati alla loro preparazione più che all'evento finale legato alla coccarda. E poi a un mio cavallo, che è stato il mio cavallo di punta, che purtroppo ha avuto un infortunio abbastanza grave, e grazie a dei miracoli dei veterinari e soprattutto di questo lavoro funzionale, meccanico, muscolare, lo abbiamo rimesso in pista e il mio Fidel Castro ritornerà a saltare, credo ancora, alle gare grosse. Fra qualche giorno è Natale, cosa si spera di trovare sotto l'albero? Io spero di trovare tante cose, soprattutto legate ai cavalli. Questo team, dove credo siamo un po' degli antesignani, e trovare ancora gli sponsor che credono in una dilettante, che sono Equiline Saddle Division e Lorenzini Titanium, Italfiocchi, e che devo veramente ringraziare perché mi forniscono di materiale che per me è oro che cola, e quello che voglio trovare è continuare a far crescere i miei cavalli e crescere con loro. Il sogno nel cassetto, il vero regalo con il fiocco rosso è di riuscire a entrare e fare un gran premio. Nel mio cuore c'è la voglia, ho le possibilità legate ai cavalli, si tratta di lavorare.
L'ultima cosa, come fa a conciliare una professione così importante come la chirurgia con questa passione grande che è l'equitazione? L'equitazione è uno stile di vita e il denominatore comune è il sacrificio. Io prima di andare al lavoro alle 9 e prendere in mano la mia professione vado in scuderia con il vento, con la nebbia, con il sole, e però sempre con la voglia di fare. E fin tanto che avrò la forza di farlo, soprattutto l'entusiasmo nel montare col sorriso, e fin tanto che prendo in prestito, come dice George Sand, la libertà dei cavalli, perché il vero viaggio di scoperta non sta nel scoprire nuove terre, ma guardare con nuovi occhi ogni mattina, e questo i cavalli ce lo danno, e sono loro che mi danno le vitamine per vivere con loro. Grazie mille. A voi.